Ci spostiamo a Cotronei per una conferenza cittadina sul pascolo abusivo. E anche in termini molto delimitati da parte delle autorità. Però i cittadini di Cotronei hanno bisogno di avere una risposta. Chi non avrebbe bisogno di un'ordinanza del sindaco? Che è posso camminare su una strada provinciale, le macchine in maniera libera? Ma c'è bisogno di un'ordinanza. Io pertanto anche a seguito di questa assemblea formalizzerò questi quattro punti per il prossimo consiglio. Uno, il consiglio comunale delibera di richiedere la costruzione di parti civili in tutti i procedimenti penali o civili pendenti presso l'autorità giudiziaria per i danni economici che tali fenomeni illegali procurano alla collettività. Due, di dare indirizzo affinché si crei una voce del redigendo il bilancio 2011 per poter realizzare ogni operazione finalizzata a provvedere al sequestro degli animali che effettuino un pascolo abusivo e che siano oggetto di intervento dell'autorità giudiziaria e o di polizia. Tre, di provvedere con successivo atto ad adottare il regolamento di polizia rurale. Quattro, di provvedere a denunciare ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 14/11/2006 all'astro competente l'esistenza di condizioni di pascolo abusivo per come disposto dall'articolo 15 e 16 della medesima ordinanza, al di là del fatto che poi l'ho messa in italiano corrente, visto che l'ho scritta mentre che stavamo parlando, e questo è il significato che noi dal punto di vista formale e deliberativo, dal punto di vista invece della denuncia e della appello alla mobilitazione, alla coscienza sociale e civile dei cittadini e delle istituzioni, la faremo anche esattamente con la stessa determinazione e passionalità, ma anche con quello che è la razionalità che questo tipo di intervento impone, vedendo che questo potrà essere o un'azione in cui le istituzioni siano in grado di poter intervenire in maniera seria, oppure se le istituzioni non sono in grado di poter intervenire in maniera seria, se ne prenda altro e vediamo quale può essere un successivo e più significativo ruolo che eventualmente il Comune della svolgere. Ecco perché mi sento di dover sollecitarvi e di invitarvi ulteriormente alla partecipazione al Consiglio Comunale per l'esattezza, la sede dove andremo a farlo, abbiamo detto giovedì 23 ore 18, la sede è a Rivioli, in sostanza girando sulla sinistra prima del Castellone c'è Piazzaletto là direttamente, per cui proprio nel luogo dove si perpetua costantemente l'atto del delitto di illegalità, per cui anche la testimonianza del posto e del luogo debbano essere secondo me testimonianza di una civile cittadina che vuole fare appello alla legge e alle norme per poter affrontare questo problema, che è un problema che oggettivamente non facile, perché sarebbe ipocrita dire che si risolve così con un intervento alla cowboy, no? Cioè ci sono limiti normativi, non è un problema di primaria rilevanza, però è oggettivamente una situazione di esasperazione, e una situazione di esasperazione non può essere certamente abbandonata o lasciata in quello che è una funzione che noi abbiamo l'esigenza e il dovere, per quanto mi riguarda, di imporlo fino in fondo, e noi fino in fondo dobbiamo proporlo, ragazzi. Una straordinaria partecipazione di popolo della cittadinanza di Cotronei a questa iniziativa dell'amministrazione comunale di incontro con i cittadini per quanto riguarda le problematiche del pascolo abusivo e l'organizzazione di quello che era un impegno elettorale che era stato ampiamente evidenziato nella recente campagna elettorale, cioè quella della convocazione del secondo consiglio comunale in località Rivioti per denunciare ancora di più all'opinione pubblica, alle forze dell'ordine, a quelli che sono i soggetti istituzionali che hanno un dovere di intervenire rispetto a questa problematica annosa, che non è solo il pascolo abusivo, ma è proprio ormai una devastazione del territorio che viene ad essere effettuato da allevatori che in maniera assurda e con incuranza per quello che è il bene altrui, quello che sono le proprietà, quelli che sono anche gli uliveti e le altre produzioni agricole, intervengono in un territorio che ha bisogno invece di essere coltivato regolarmente. E da anni questo fenomeno diventa sempre più rilevante. Oggi siamo di fronte a una situazione in cui c'è un'esasperazione
veramente straordinariamente rilevante e grave, e che questa situazione debba essere obbligatoriamente affrontata con la determinazione. Il Comune di Cotroneo metterà a disposizione tutto, dalle risorse finanziarie alla determinazione, approveremo un regolamento di polizia rurale, faremo quello che è necessario affinché il Comune di Cotroneo sia in prima linea a far fronte a questo tipo di problemi. Chiediamo altrettanto la necessaria collaborazione, ma anche la stessa determinazione, a quelli che sono gli altri soggetti istituzionali, dalle forze dell'ordine, alle polizie, al prefetto, a quelli che sono gli altri organi dello Stato, perché insieme dobbiamo vincere questa brutta battaglia. Per questo abbiamo convocato un consiglio comunale giorno 23 alle ore 18 in località Rivioti, proprio perché la cittadinanza insieme con le istituzioni, un consiglio comunale aperto, insieme con tutti quanti quelli che sono gli altri soggetti istituzionali, deputati regionali, provinciali, i consiglieri provinciali, il presidente della provincia invitato, i deputati nazionali ed europei, possano essere parte attiva di una denuncia forte affinché le diverse istituzioni siano insieme protagoniste di questa nuova battaglia. Perché altrimenti cosa vuol dire altrimenti? Noi siamo un popolo civile, siamo un popolo democratico, siamo un popolo che non usa la violenza, non la conosce la violenza. Non possiamo fare come hanno fatto a venire con i cassi, ma lasciamo andare via con i cassi, le vacche sono in mezzo alla strada, parate! Bene, il telegiornale è terminato e vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.